Signori miei, parte numero 35 di questo Watch Dogs 2. E andiamo avanti. Song Sneak. Che cazzo vuole la gente? Ma non la voglio l'operazione online, ma vaffanculo l'operazione online. Non me ne frega niente. Io voglio questa. La polizia. Ciao. E chi si è visto, si è visto. Ho qui il telefono, ma Orazio non c'è. C'è qualcosa che non va. No, si sono preso Orazio, no, Sorry. Lo penso anch'io, ma c'è una telecamera. Sì, controllo la telecamera. Torniamo indietro, vediamo che è successo. Beh, la telecamera è tipo in 10 fps. Eccolo. Chi diavolo è quello? È stato accerchiato. Sì. Cristo! Resisti, amico. Non posso crederci. Cristo, lo stanno sequestrando! Dobbiamo capire chi diavolo sono. Josh, il riconoscimento facciale. Cazzo. Quello si vede bene. Lui Stravino, membro della banda dei Tesca. I Tesca? Oh, cazzo! Bastardi. Serve la posizione di Travino. Ho il suo telefono. Il GPS indica che è in un palazzo vicino. Te lo indico. Entraccia la pietra di Orazio. Dov'è? Qua. Sì, sti cazzi, ci vado comunque. Perché sono pigro. Sono pigro e ci vado. Col teletrasporto. Prendo le mie cose. Pigliale. E me ne vado. Ciao. Ok, qui. Oh, buono. Ok. Via. Quante parti avrà questa missione? Non lo sappiamo. Ok, missione alla GTA questa. Oh, cosa stai facendo, Marcus? Non c'è nessuno. Orazio, ehi, sono io. Stai calmo, resisti. Chiama la polizia. Josh, la polizia. Resisti, ora ci sono io. Stanno arrivando. L'hanno picchiato a morte. Tieni duro. No, l'avevo detto che moriva, ragazzi. Me lo sentivo troppo. È morto. Sì, Tara, Josh è morto, cazzo. Oh, Cristo, Marcus, vattene subito da lì. Cazzo. Cazzo! Cazzo! Forza! Sei furbo, vero? Sì, certo. Non abbastanza da non farti prendere. Tutte quelle cose che sapete, le direte anche a noi. Io non vi dico un cazzo. Fottiti! Fottiti! Ma fottiti tu! No! Cuidado! No, pince. Cazzo! Vai via da lì, Marcus, devi uscire ora! Cazzo! Forza! Un accoltellato. Non ancora. Orazio. Ah, così proprio rompi a gamba tesa? Va bene. E come, proprio lì di fianco. Scarica le informazioni. Qua dovresti entrare e picchiare tutti. Ma proprio indistintamente. Ma siccome sono stronzo, vi mando la polizia dopo, vedrete. Vedete come la polizia... Non agisco io, agiranno loro. Ok.
Dov'è che devo andare? Altro, ci sono già venuto qua a fare non mi ricordo cosa, che devo prendere una money bag. Marcus, fuori portata, va bene. Lo avviciniamo. Non lo avviciniamo. Allora facciamo così. Te, vai avanti. No. Marcus fuori portata adesso. Si fa così. E va bene, non siamo vicinissimi, però non siamo neanche lontanissimi, dai. C'è di tutto lì. Cocaina, scommesse, ricatti, erba, altra cosa. Zitta. Nomi? Sì. Bene, vediamo chi sono quelli che hanno preso Orazio. Il cane no. Il cane no. Voglio che i Tesca sappiano che sto arrivando. Brucia tutto quanto, amico. Sì, gli brucio la marijuana, eccola qui. Usano un pesticida illegale. In grandi dosi, è estremamente infiammabile. Modifico il sistema di irrigazione con il pesticida. Allaga i campi con... Buono. Allora, scambia il sistema di irrigazione. Dov'è questo sistema di irrigazione? Lo andiamo a scoprire adesso. Ok. E dall'altra parte. Io, siccome sono stronzo, vi mando veramente la polizia. Oh, io stacco. Perché stacchi? Ok. Ho capito. Allora facciamo così. No. Sì. No. Quanto sei complicato però, che palle. Quando ti ci metti veramente. Dai. Ok. Bravo così. Polizia. Centrale, segnaliamo un sospetto piromane vicino alla vostra posizione. Codo. State pronti. Via. Codo. Bene, così otterrò la loro attenzione. Vattene, ora esaminiamo i dati per decidere il prossimo bersaglio. Grazie, ciao. Aspetta, no. Merda. No. Cercatelo. Ma io non stavo facendo niente. Di qua. Non è possibile che sappiano dove sono. Non è umanamente possibile che lo sappiano. Certo che ti ci metti anche te, eh. Scappa più che puoi. Trovate quel pezzo di merda. Niente parema, no? Non sembra così. Godo. Ok, questa era solo tipo la parte numero zero del tutto. Tanto il pesticida gliel'abbiamo messo. Poi vediamo. E sono intanto 32.400 follower che entrano. E schifo non fanno. Tanto era solo per attirare l'attenzione, quindi vuol dire che c'è ben altro da fare. Colpirli dove fa più male. Siamo con te. Stanno per spedire un grosso carico di cocaina. Te l'ho segnato sulla mappa. Distruggi la coca e colpirai duro i Tesca. Vanno ammazzati, no la coca, cazzo. Ovviamente al porto. E allora, qui. Al ristorante. Chi è che fa... Addio. A pistolettate.
chiamare l'emergenza, prego. Te magari tu potessi finire in mare, no? Non ci finisci, che palle. Va bene, qua c'è un parcheggio. E ovviamente andiamo a prenderci la macchina. Che vi aspettate? Controlla la situazione. La polizia è in arrivo. Finché non investo qualcuno, la polizia non dice nulla. Bene. Chissà quanti milioni di dollari di danni ho fatto qua. Allora, intanto inutile dire che c'è da andare qua sopra. E ci si va così. Minchia, ma te sei proprio dappertutto. Ehi, vedi niente? Che piacere, Retro. Sai, la community di DedSec è tutta con te. Tutti amavano Orazio. Lo apprezzerebbe molto. Che succede qui? Ho hackerato le telecamere per tornare indietro di qualche ora. Si vedono i Tesca che caricano casse su quella barca. È un mucchio di gente armata. Adoro le sfide. Grazie delle info. Auguri, Retro. Distruggi le casse di cocaina. Io però ho un'abilità sbloccata. Che è questa. E a sto punto diventa veramente easy perché io faccio questo. State a vedere, eh? Tac. E fuori uno. Altri tre però. Faccio questo fuori due. Fuori due un cazzo invece. Va bene, l'importante è che non ci distruggano il quadrilatore. Vabbè che poi viene rigenerato, quindi sti cazzi, però non dobbiamo finire le bombe, questo è importante. Ok, la bomba va cagata sopra. Ci sono cazzi. Fuori. Siamo a due. Vi immaginate andarci di persona? Che rottura di coglioni. No, in realtà rottura di coglioni no, sarebbe tipo super adrenalinico, però. Se possiamo evitare di spargere sangue, a me va bene. Allontanare. E un altro carico è andato. Tre. Ne resta uno. E quattro. Buona così. Cioè, più facile di così che volevate. Coca è distrutto. Tanto con tutti i follower che raccattate, punti abilità che avete, è una cazzata fare queste cose. Quindi bene, bene così, piuttosto che dovrei lanciare a mano, che sarebbe veramente una stupidità. È vero che comunque avrei potuto anche chiamare la polizia. Cosa da non sottovalutare, ecco. Manca l'intelligenza. E la seconda o terza parte se ne va. Chiamiamola terza, dai, ha più senso. E altri 32.400 follower che entrano. Not bad at all. Bene, i Tesca in quel video, quelli che hanno preso Orazio e l'hanno ucciso, sono i prossimi. Il capo è Pablo lo scuoiatore, si nasconde da qualche parte. Pablo lo scuoiatore. Stravino, Tina Huerta e Jorge Gutierrez. Sì. O sempre messicani, colombiani, venezuelani, Madonna, ma un razzismo come gli italiani per il cibo, O mafiosi, perché anche quello, tipo Angelo Tucci, Ancelotti, DGTA, Rocco Pelosi. Va bene, allora, è qua quindi, sti cazzi, via. Allora... metri. Andiamo a chiudere questa. Non so se lo chiuderemo adesso, però. Tanto 767 tuoi mi entrano dentro. Qua non è zona vietata? In realtà lì dentro sì. Basterebbe fare questo. Godo. Grazie. Devo salire sopra? Vabbè. Più semplice di così. C'è sempre lui? O è un altro?
No, un altro, non hai baffette, la cresta, è il Sharawi questo. Uguale, palese. Lieto di vederti, Retro. Tutto il DedSec è con te per quello che fai per Orazio. Grazie. Che succede? Com'è Bugo? Travino è già lì. Gli altri due stanno arrivando. Non serve sapere altro. Ora trovati un posto sicuro. Auguri, amico. Grazie. Puoi scavalcare? No, però qua sì. Allora, neutralizza Travino. Neutralizza vuol dire uccidi. Neutralizza, posso anche fare così. Qui centrale, il CTO ha individuato un omicidio vicino alla vostra posizione. E in effetti, potrebbe essere anche vero. Voglio vedere come lo fa fuori, eh. Sto seguendo Gutierrez. Sta arrivando sul posto. Ok, fallo fuori. Che gli fanno? L'hanno neutralizzato uno? Penso di sì. Vabbè, gliene mando un altro. È appena arrivata. Lui Stravino non ci darà più noia. Lo stronzo. No, gli ho mandato. Va bene, va bene. Dobbiamo far intervenire i nostri Moira. Godo. Vediamo che gli fate. Dai che te la ammazzano, dai. Ma quanto ci vuole per ammazzarlo? Vai. Guarda che favoriti sto facendo. E te ti mando la polizia. Unità di pattuglia, codice 2, sospetto nella vostra zona, procedete con cautela. Ha ucciso uno dei nostri ragazzi, state attenti. Sì, però mettete una mano, cioè, ve l'ho messa lì, ma... Altro credo che primo Travino manco l'abbiano ammazzato. Aspetta che vi faccio l'assist meraviglioso. Guerta è andata. Vai, a posto. Quello stronzo di Gutierrez è andato. Godo. Così si fa. Guerta. Ripassateci sopra. Travino. Un po' di giustizia per Orazio. Vattene da lì. Il prossimo è quello stronzo di Pablo. Dimmi tutto. Oh, addirittura. Anche Pablo. Ma che bello ste abilità, ragazzi. Non fai un cazzo. E andiamoci a prendere anche Pablo a sto punto. Meno male che nessuno è scappato in macchina, sennò sarebbe stato veramente un dramma. Bene. Anche col fucile di precisione potevamo farlo, Sarebbe stato più tecnico lo stesso. Uno del DedSec è là a controllare la situazione. Andiamo a prenderlo. Ok, dove? Incontra la vedetta. Qui. Niente vicino, Grazie. Vabbè. Qualcosa sì, ma non quello che cercavo. Sto guardando un TikTok, scusate. Allora, qua. Una bella moto. Io guidare in moto. Che ore sono nel gioco? Sono le 7:06 di sera. Palese. Ah beh, se tu mi metti qua la rampa. Dai, grande così. Senza boost non ci avrei mai fatta. Apprezziamo. Piove col sole. Classico di Watch Dogs. Succede spessissimo sta cosa. Ok, ho già visto il punto dove salire, a posto. Però questa cosa della polizia, ragazzi, è veramente tutto veramente easy.
detto veramente due volte, però ok, ci sta. Che baffetto? No, stavolta è codino. Ma dai, ma sei stronzo, sei stronzissimo. Va bene. Godo, ciao. Vieni qua. Ehi. Retro? Qual è il problema? È una donna. Cani combattono in quelli di... Cinese? Sembra. Era una piscina coperta, credo. Entrano solo i membri, però. C'è modo di infiltrarsi? Credo che tu possa passare da quel ristorante. Auguri, amico. C'è altro che possiamo fare per te? Grazie, non dobbiamo farci notare. Entrerò da solo. Puzza. Io non entrerei da solo. Tu sei pericoloso o no? Te ti mando la polizia. Unità di pattuglia, il CTOS ha identificato un sospetto implicato nel traffico di esseri umani. Procedete all'arresto. Oh, cazzo. Una volta che sono entrato, però... Dovrei fare questo. Oh, missione carne fresca di GTA? Ok, perfetto. Devo entrare di persona, non c'è cazzi. Però se intanto mi fate fuori quelli lì fuori, a me sta bene. Perché non fate guerra con la polizia? Tutti stronzi? Dimmi. Amico, viene da quel ristorante? È una vera merda. Non sembri in forma. Mi sono lamentato e quei tipi laggiù mi hanno pestato. Se vuoi entrare, evita quegli stronzi. Oddio. Ok, bene. Bravi. Così si fa. Va bene lo stesso. Un sospetto piromane vicino alla vostra posizione. State pronti. Bene, quello che doveva pigliare è scappato, quindi bene. Che fate? Bravissimi, grazie. Molto gentili. Mi sa che una volta che siamo sotto, credo. Sì, palese missione carne fresca di GTA, dai. Però secondo me arriverà il momento che bisognerà combattere. Boh, me lo sento. Anche con la missione che fa la lavanderia in Watch Dogs 1 assomiglia molto, eh. Allora via. Siamo sotto, non c'è via d'uscita, ragazzi. Non farti vedere, Marcus, per favore. Bene. Ah, tutta sta gente? In pesca sono lieti di avermi qui per offrirvi combattimenti. Merda. Non siamo messi benissimo. Di chi
Non ascoltate queste cazzate. Sì, che ci sono io. In pesca saranno forti e lotteranno. Vi elimineremo tutti. E già parecchi di voi se ne sono andati. Vedo un condotto per la reazione. Secondo me si può usare il nostro amato jumper. Ok. Godo. No, non serve che tu prendi questo. Deve essere un modo per... per togliersi dalle palle il cane. Facciamo così. Questo. Tanto il cane di qua non ci può saltare. Questo non si può richiudere. Aspetta. Ok, adesso ce l'abbiamo. Abbiamo un ospite, fatelo fuori. No! Vaffanculo. Speriamo che nessuno si avvicini. Ok. So come neutralizzare Pablo io. No. No. Ok, un metodo lo devo trovare. E lo troverò, lo troverò. Gli cago una bomba addosso. Vedrete se non gli cago una bomba addosso. E qua c'è il vetro, vero? C'è il vetro. Affanculo. Allora, cioè, anche te sei un gran coglione. Piano B. Piano B. Polizia. Tanto nemica, ma ogni tanto serve. Unità di pattuglia, codice 2, sospetto nella vostra zona, procedete con cautela. Ha ucciso uno dei nostri ragazzi, state attenti. Vai polizia, forza. Fate il vostro dovere. Fate il vostro lavoro, quello per cui siete pagati. Okay, bene che c'è il recupero veloce. Ti vado comunque a cagare una bomba addosso. Cioè, non è che cambia la cosa. Troppo goloso. Ciao. E ciao. Ben fatto, Marcus. Meglio se te ne vai da lì prima. Direi di andarmene da qua. Ciao, Pablo. Sarebbe bello, tipo, ci fosse quella conversazione stile Assassin's Creed alla fine. Finito. I Tesca non sono più un problema. Marcus, ora torna all'Hackerspazio. Vogliamo ricordare Orazio. Funerale. Ok, se la missione è quasi finita, vuol dire che non è durata poi così tanto. Non mettetemi gente adesso, vi prego. Ah no, a posto, ci porto direttamente all'Hacker Spazio, che vogliamo di più. Li abbiamo presi. Non ho fatto in tempo, fratello. Ascolta. I Tesca potevano venire a cercare ognuno di noi. Me, te, Josh. Chiunque. Hanno preso Orazio. E lui si è rifiutato di tradirci. Sempre il vecchio saggio Tibon. Vi raggiungo fra un attimo.
Missione completata, ragazzi? Potrebbe essere. UpdateSec non è finita. Sì, è finita. È finita. Follower 300.000, 234.900. Messo a ferro e fuoco questa città, sai? Non abbiamo il punto abilità. Uffa. Non sono un tipo da complimenti, ma... Ah, lo apprezzo. Davvero? Sono in giro lungo la costa. Vieni da me quando sei pronto per un po' di azione. Io sono sempre pronto per un po' di azione. Forse non hai capito. Hackerà il mondo. Sto aspettando le ultime due missioni DLC. Va bene, ragazzi. Non so che dirvi. UpdateSec, cosa ci abbiamo? DLC da sbloccare. Hackerà il mondo. E allora, hackerà il mondo sarà. Grazie della visione. Like al video. Iscrizione al canale. Breaking news. Hanno inseguito un'altra imbarcazione di Frodo fino alle acque internazionali. Al momento non si conosce la sua provenienza. Questo tipo di incidenti si sta verificando sempre più spesso. Si pensa che si tratti di spie aziendali che tentano di carpire i segreti delle compagnie tecnologiche concentrate nella Silicon Valley. Grazie. Ragazzi, alla prossima. Da dire tutto, like, iscrizione. Ci vediamo.